il voto complessivo alla stagione del Napoli 2023-2024 è... Allora padre, oggi avevo in mente di fare il pagellone del Napoli di quest'anno, però mi son detto evitiamo, perché altrimenti sarebbe un bagno di sangue bello violento. E allora ho pensato, facciamo una tier list. Allora, la tier list, detta in parole molto povere, è una lista che dobbiamo andare a compilare. Questa lista è composta da quattro categorie. Abbiamo la categoria degli intoccabili. Ah, chi salvare quest'anno. Esatto, bravo, ecco, esatto. Quindi, gli intoccabili sono quei giocatori che secondo te quest'anno hanno fatto comunque meglio rispetto alla media, che quindi secondo te sono il punto fermo per il Napoli dell'anno prossimo. Spoiler, ne saranno pochissimi. Poi abbiamo la seconda categoria, recuperabile, cioè quei giocatori che hanno fatto male, che però magari col nuovo allenatore, ora diamo per fatta che arriverà Conte, ok? Quei giocatori che hanno fatto male ma che con Conte potrebbero ritornare a livelli, diciamo, del passato, livelli abbastanza importanti. Basta, cioè giocatori che hanno fatto male e che per te hanno chiuso il ciclo loro a Napoli, quindi basta, cessione e andiamo avanti. E poi ho messo senza voto perché comunque secondo me quest'anno c'è qualche calciatore che non è valutabile. Non l'abbiamo proprio conosciuto. Esatto, quindi queste sono le quattro liste, diciamo le quattro categorie che andremo a compilare. Andiamo col primo nome, ragazzi, papà, Anghissa. Possiamo dire che è stato uno dei peggiori. A livello di gol e assist, se ricordo bene, ha fatto 0. Confermi? Sì. Su 33 partite, parecchio. Le partite dove ha fatto benino, ne conto veramente pochissime. Ora, secondo te, Anghissa è da recuperabile o è un giocatore che basta, diamolo via e puntiamo su altro? Potrebbe essere recuperabile. Potrebbe essere recuperabile, però c'è un piccolo dettaglio da tener conto, che è il contratto. Il contratto di Anghissa scade l'anno prossimo, quindi c'è un'altra stagione. Io dico la mia, io direi anche basta. Questo è il terzo anno, perché lui è arrivato con Spalletti. Anghissa comunque è un giocatore, come hai visto, cioè non fa della continuità il suo punto di forza. Secondo me si potrebbe anche adesso andare oltre e puntare su altro. Sarebbe molto dubbioso, perché in effetti l'anno scorso ha fatto molto, molto bene. Questo è un anno veramente difficile da valutare. Magari con Conte, dici, con un allenatore che lo stimola, potrebbe ritrovare vecchie forze. Conta alla fine uno che mentalmente ti rigenera. Io una rivoluzione totale, per esempio, non ci credo molto. Che... Ma neanche io, cioè... Non... Perché non si può cambiare tutti quanti. Andiamo al prossimo. Cajuste. Cajuste. Allora, Cajuste... È nuovo. Nel finale di stagione qualcosina ha fatto vedere, però secondo me ha giocato in un ruolo che non era il suo, perché praticamente ha giocato nel come mezzala alla Zielinski. Lui proprio è tutto un altro tipo di calciatore. Lui potenzialmente con Conte potrebbe fare bene, perché è un giocatore secondo me che rispecchia le caratteristiche del giocatore di Conte. Io direi recuperabile. Magari l'anno prossimo con Conte potrebbe diventare un giocatore interessante. Contini senza voto, non ha mai giocato, quindi non lo mettiamo. Demme anche senza voto, però su Demme diciamo una cosa, umanamente parlando, comunque non ha mai detto una parola, sempre stato zitto. Lui ha già deciso che andrà via, quindi andiamo molto veloci. Denton Kerr, questo sconosciuto. forse esagerando, 3 minuti l'ha fatti, perché mi ricordo in una partita che non sarebbe proprio da valutare, perché non l'abbiamo. Non è valutabile, quindi non so manco se è un giocatore per Conte, quindi senza voto. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Io la metterei tra gli intoccabili a priori, onestamente. Io sono indeciso tra intoccabile e recuperabile. Comunque, però, il problema è lui adesso. Mettiamolo negli intoccabili, però diciamo una cosa. Uno del capitano, però non... Allora, Di Lorenzo capitano non mi è piaciuto quest'anno. Il capitano, non dico il giocatore, il capitano. Perché ci sono delle volte dove è venuto un po' meno. Poi tu sai la storia di Anghissa e Juan Jesus che lo hanno scavalcato. Quindi diciamo che da capitano forse non si è fatto volere tantissimo. Non escluderei l'anno prossimo che gli tolgono anche la fascia, perché io non escludo che se ne vada a priori. Secondo me Conte potrebbe convincerlo a restare. Poi per quanto riguarda il calciatore, lui diciamo che è stato risucchiato dallo schifo che si è visto quest'anno. Però per me il calciatore è validissimo. Per me è uno dei punti fermi dell'anno prossimo. E penso anche per te. Come? Elmas.
Elmas per me è stato... Vabbè, non ci stava, come cosa secondo me le poche partite ha giocato. Fino a gennaio ha giocato, ti ricordo che ha fatto il gol vittoria contro l'Atalanta, alla prima di Mazzarri. Io non mi spiego perché l'hanno venduto. Sapendo che Zielinski se ne andava, lui poteva essere l'erede perfetto di Zielinski, lo hanno mandato via. Andava, pensi che se ne è voluto andare lui, poi tante cose vere non si però se tu sai che Zielinski se ne va, teoricamente sei tu l'erede, no? Aveva paura che rimane passato, andava nel marasma in generale. Lo sappiamo comunque. Vabbè, comunque senza voto, comunque è già stato ceduto. Basta, però perché ripeto, non c'è più. Per quello che ha fatto fino a gennaio, ha fatto bene, sì. Gaetano è andato in prestito a gennaio al Cagliari, però ritorna. Tu che fai? Lo tieni, diciamo, intoccabile, tra virgolette, come riserva? O lo vuoi cedere? No, allora lei. Quindi lo mettiamo negli intoccabili. Sì, intoccabili, specifichiamo come riserva. Come riserva, vabbè, potrebbe anche guadagnarsi il posto, non sappiamo. Comunque a Cagliari ha fatto bene. Cioè, ha dimostrato che è da Serie A. Golini. Ma quelle poche che ha fatto. Golini, ma dove lo mettiamo? Cioè, tu lo riscatteresti? Il problema del portiere è Meret. Ricordati che torna Caprile. Io direi che il più indiziato è Gollini, che deve essere riscattato, è in prestito, quindi dovresti pagarlo. Se viene Caprile. Lo mettiamo in basta? Diciamo che quando ha giocato poco, quest'anno però si è anche infortunato spesso, quindi questa cosa potrebbe andare a favore del non lo riscattiamo. Ecco, Juan Jesus. Allora, ti dico la mia. Allora, Juan Jesus io lo metto irrecuperabile. Addirittura. Però aspetta, ti spiego. Allora, Juan Jesus è stato obbligato a fare il titolare perché l'erede di Kim doveva essere Nathan, ma non è stato, diciamo, all'altezza, tra virgolette. E lui quindi si è ritrovato a fare il titolare. Ora, io da Juan Jesus non mi posso aspettare un rendimento da titolare del Napoli. Cioè, io so che Juan Jesus deve fare nel Napoli al massimo il quarto, l'ultimo difensore, deve giocare proprio nei casi di emergenza. Si è ritrovato a fare il titolare, quindi non è che posso dargli queste grandi colpe fino a un certo punto. Ti ricordi il periodo di Mazzarri? Lui ha fatto il difensore della difesa a 3, ha fatto il braccetto e non aveva fatto male quel periodo. Quindi con Conte, secondo me, come braccetto di difesa a 3, come riserva, sempre, secondo me può dare ancora qualcosa. Però ripeto, come riserva. Quindi io lo metto nei recuperabili. Poi c'è da dire anche un'altra cosa. Mo Juan Jesus chi so piglia. Cioè, ancora un altro anno. E uno comunque che ha 33-34 anni. Arriviamo a un intoccabile. Kvara. Kvaratskhelia, ragazzi. Non si può discutere. Anche se quest'anno ha fatto un sacco di ammunizione. Considera che Kvara quest'anno, nonostante tutto, ha fatto un gol in meno rispetto all'anno scorso. È giovane poi. Praticamente si è confermato in un anno schifoso. Poi, se vai a vedere le varie statistiche singole, lui è migliorato in tutto. Quindi la crescita c'è stata. Qualche volta si è montato un po' troppo, però. C'è stato il momento no. Ma deve c'è migliorare. Stato. Ricordiamo il Vaffa Garcia. Ha avuto. Speriamo che con l'età migliori in modo di più questa certe volte che si dite. Ha avuto anche lui un momento no, però nel complesso, cioè, tu devi ripartire da lui, non ci sono discussioni. Lindstrom, senza voto. Io lo metto in senza voto, però il giocatore vale, secondo me. Esatto, e quindi lo metterei anche nei recuperabili. Forse ecco, mettiamolo recuperabile, vale, no? Mettiamolo in recuperabile. Che in effetti quelle partite ne ha fatte, ma non ne ha conti. Vabbè, ha fatto più partite da subentrante, però, eh. Fatto l'unico, 22, l'unica cosa che ha fatto è stato l'assist contro il Verona, poi basta. Però Calzone aveva detto, diciamo che è stato preso un giocatore sbagliato, cioè che non rientrava nelle caratteristiche che servivano a Napoli. Io in un video di qualche settimana fa dissi, io i nuovi acquisti non li valuto, non li boccio, li voglio rimandare all'anno prossimo per vederli in una situazione diversa. E quindi ripeto questa cosa, quindi io lo metterei nei recuperabili e vediamo l'anno prossimo con Conte cosa può succedere. Lobotka. Lobotka almeno uno per reparto ci deve stare. Lobotka per me è stato il migliore quest'anno a livello di rendimento. Se nel gioco di Conte no, quello solo bisognerebbe vedere se è valido per Conte. Quello si vede bene, però diciamo nel complesso lui, allora io a Lobotka darei un bel 7. Durante tutto l'anno lui è stato l'unico, veramente l'unico che è stato continuo, che si è impegnato, a volte ha fatto anche
cose che non rientravano nei suoi compiti. Peccato che tira poche volte. Eh beh, non è un giocatore, diciamo, offensivo, che non vede la porta, però è imprescindibile in questo momento, quindi lui è intoccabile. Mario Rui. Mario Rui per me è intoccabile, però penso che oramai... Per te è intoccabile? Sì, sì. Io dico basta. Tu dici basta? Ma dico basta per un semplice motivo. Dico basta per un semplice motivo. L'età. Per me non è un giocatore compatibile con Conte. Quest'anno ha anche saltato tante partite per infortunio, quindi io dico basta, ma non per il calciatore in sé, ma perché ormai non può più dare niente, secondo me. Mazzocchi, recuperabile. Allora, io ti dico, no, Mazzocchi secondo me è perfetto per Conte. La cazzimma, c'ha la grinta, è uno che butta il sangue sul campo. Lui è perfetto per Conte, secondo me. Ovviamente recuperabile come riserva, sempre. È adatto anche al 3-5-2, il 3-4-3, come la difesa 3 di Conte. Lui gioca a centrocampo, negli esterni di centrocampo, sia a destra che a sinistra, quindi è anche compatibile col modulo di Conte. Poi è napoletano, quindi ci metterà il doppio della grinta, quindi vabbè, è perfetto per Conte, Mazzocchi. Meret. Dovrebbe essere tra gli intoccabili. Tu lo consideri intoccabile? Sì. Allora, Meret c'ha anche lui il contratto in scadenza e proprio in questi giorni ha detto il suo agente che parleranno con Manna. Attenzione, Manna e non De Laurentiis, attenzione. Con tutti quelli che ha presi, secondo me. Allora, Meret quest'anno stato bersagliato. Qualche papera l'ha fatta. Ti ricordi quella con Real Madrid? Ma ce ne sono state. Poi quella. Aspetta, ultimamente che fece quell'errore dell'uscita dal basso. Ah, sì. Non mi ricordo contro chi era. Qualche papera l'ha fatta, però mi ricordo per esempio con Mazzarri era uno dei migliori, e questa cosa, diciamo, che non è proprio così. Onestamente c'è un problema a partire già con Caprile, non so se questo diciamo è il dubbio principale. Prendiamo un portiere di diciamo un altro portiere un po' più anziano che possa fargli io farei così. Meret un altro anno lo fa titolare secondo Caprile, cresce alle spalle di Meret e l'anno prossimo tra due anni titolare. Io così farei. A partire subito con Caprile potrebbe essere una nuova. Tu dici troppa pressione perché Napoli non è Empoli. Però il futuro è là. Esatto, il futuro portiere sarà lui. Ecco. Però pure io penso, secondo me si farà così. Fa un anno come secondo alle spalle di Meret. Poi dipende sempre da Conte. Può essere pure che Conte piace Caprile e dice puntiamo su Caprile. Tutto questo. Però tu lo consideri però potrebbe anche essere un rischio fattibile perché deve fare solo il campionato, sì. Non essendoci le coppe magari lo metti in Coppa Italia, vabbè, è comunque già giocherà questo, esatto, vabbè, con comunque... tutte le partite esterne che dovremo fare. Per te Meret un intoccabile? Sì, per okay. Me sì. Andiamo avanti, abbiamo Nathan, io pure lo metterei in senza voto perché secondo me ha fatto troppo poco per essere con Garcia, qualcosa si è allora, visto. Con Garcia però è stato obbligato a metterlo. Con Mazzarri qualcosina aveva fatto. Mi ricordo l'assist che fece in Champions League contro il Braga, me lo ricordo. Con Cazzona è sparito totalmente. Ha fatto una sola partita, quella con l'Empoli, se ti ricordi, dove fece proprio i disastri. Quindi secondo me Nathan è uno di quelli ancora da giudicare. Però abbiamo messo Lindstrom nei recuperabili. Quindi o mettiamo tutti e due senza voto, tutti e due recuperabili. I tre recuperabili perché sono arrivati da poco, in effetti. Quindi mettiamo anche Nathan recuperabile. Anche lui, sì. Secondo te con Conte farebbe il titolare? Giocherebbe? Ah, questo non lo so. Allora, Nathan nella difesa 3, diciamo, tornerebbe a fare il ruolo che faceva in Brasile, il braccetto di sinistra. Quindi potrebbe magari essere valorizzato da Conte. Traoré. Traoré, io direi senza voto. Anche perché hanno deciso già che non lo riscatteranno, quindi ha giochicchiato un pochettino. Però io dico solo una cosa però su Traoré è un giocatore valido. Il problema è che è stato preso nel momento sbagliato, perché è stato preso subito dopo la malaria. Se non sbaglio era Mazzarri che disse doveva fare una mini preparazione, perché venendo dalla malaria doveva fare di nuovo la preparazione a capo. Quindi è stato preso nel momento sbagliato. Però secondo me il giocatore è valido. Però hanno già deciso di non riscattarlo e quindi lo mettiamo senza voto. Politano però non c'è il problema dell'età. Ti dico anche io se quest'anno rispetto all'anno scorso ha segnato anche di più, però ti posso dire una cosa, basta, non ha mai fatto il suo, basta, anche perché Politano
quando stava all'Inter fu venduto proprio perché arrivò Conte. È un no, ma non perché si odiano, è un giocatore che non è compatibile col gioco di Conte. Quindi se arriva lui, io penso che Politano è un altro che ci lascia. Poi anche lui ha fatto, a me ha fatto il suo. Politano è arrivato l'anno dell'esonero di Ancelotti, 4 anni e mezzo, quasi 5, sono quasi 5 che sta a Napoli, quindi penso che ormai ha dato il suo. Però io penso che, cioè, lo vedo fuori solo perché non è compatibile col gioco di Conte. Poi se viene Conte e facciamo il 3-4-3 con gli esterni, non lo so. Comunque l'impegno ce l'ha messo, diciamo. Ha fatto più gol fino a un certo punto, perché poi nel finale è migliorato rispetto all'anno scorso, vediamo. Con Garcia era uno dei migliori, mi ricordo, faceva gol a raffica, poi dopo si è spento. Ma se studi... però diciamo con Garcia era uno dei pochi che faceva bene, capito? Olivera, io lo metterei recuperabile. Nel gioco di Conte lui può fare il quinto di centrocampo, gioca un po' più avanti. Un po' più avanti, cioè. È un giocatore fisico, che comunque ci mette è uruguaiano, la garra, la grinta, quindi potrebbe essere anche lui un giocatore da Conte. Però diciamo che Olivera fino a mo... non è che abbia fatto vedere chissà che cosa, sono già 2 anni, pure l'anno scorso. Vabbè, l'anno scorso è andato meglio. Se fai il paragone con l'anno scorso, sono tutti peggiorati. Non è quello che fa. Però non ha fatto vedere queste grandissime cose, secondo me. Però con Conte potrebbe essere rivalutato. Lui diciamo, è il giocatore quello più da lotta, da picchiare. Non è uno che ha i piedi così fatati, ecco, però. Magari in certe situazioni con Conte potrebbe tornare utile. Vabbè, Osimhen sarebbe intoccabile, però lascialo lì, ci sa mai. Vabbè, noi non mettiamo là, però sappiamo che verrà venduto, quindi... Vabbè, allora, io guarda, secondo me uno dei grandi rimpianti sarà non vedere Osimhen con Conte. Guarda, secondo me Osimhen con Conte farebbe strage dappertutto. Però quest'anno c'è da dire una cosa, ha fatto un po'. Troppe vicende extracampo. Ti ricordi la storia del TikTok? La storia della noce di cocco. Si è rotto un po'. Poi per un certo periodo si è parlato delle sue vicende in Nigeria con la sorella. Poi secondo me il rinnovo a 10 milioni ha creato delle antipatie nello spogliatoio. Perché tu c'hai Politano del secondo che ne prende 3. Cavara ne prende 1. Ti vedi Politano che ha 3 e poi subito dopo c'è Osimhen che ne prende 10. C'è troppa distanza. Secondo me questa cosa ha anche creato delle antipatie nello spogliatoio. Quindi lui, secondo me, comunque è intoccabile per quello che ha fatto sul campo, però secondo me è già venduto. E sarà lui che sarà il budget per il mercato di quest'anno, mettiamola così. Quindi lo mettiamo intoccabile, però è andato. Ostigard, io te lo metto in basta. Non mi dice niente. No, non è un difensore che non mi dice niente. L'unica cosa positiva di Ostigard è il colpo di testa. Basta. Quando è in posta mi viene un colpo, che quando fa queste aperture, che prontamente regala la rimessa laterale. È un difensore che non mi dice niente. Quindi io lo venderei. È questo mio pupillo, Giacomino. Giacomino. Ah, Raspadori. Dove si è recuperabile? Anzi, io ti dico, potenzialmente anche intoccabile, perché allora, secondo me Conte giocherà con i 2-1, cioè che poi sotto sarebbe più Politano, quindi potrebbe cambiare il gioco. Esatto. Allora, tu se vedi la rosa del Napoli in questo momento: Kvara, Listro, Raspadori, Gonghe, mettiamo anche Guedà. Comunque, sono tutti giocatori, sono trequartisti, non sono esterni puri. Quindi secondo me Conte, se viene, farà difesa a 3, 4 centrocampisti, 2 e 1. Due sottopunta e una punta centrale. Raspadori sottopunta il suo ruolo. Per me Raspadori con Conte può potenzialmente diventare un intoccabile. Cavara, Raspadori dietro la punta. Potrebbe essere. Poi vabbè, alterni c'è Ngong, c'è Lindstrom pure un altro che potrebbe rivitalizzarsi. Quindi io lo metto irrecuperabile, cioè lo mettiamo, perché pure tu non penso che lo puoi cedere. No. Quindi lo mettiamo irrecuperabile, però potenzialmente intoccabile. Quest'anno male, ha fatto male. L'ultima con Lecce è proprio un disastro. Però qua torniamo un po'. Questa è una cosa che si ripete un po' per tutti.
quest'anno niente ha funzionato, e quando non funzionano i titolari, come possono funzionare chi deve subentrare? Rachmani. Rachmani è stato un disastro. Sì. Quest'anno, anche se è migliorato nei gol, però quest'anno è partito proprio male. Allora, Rachmani, secondo me, ha sofferto della mancanza di... Rachmani, secondo me, è quel difensore che gioca bene quando si completa con l'altro, tipo Koulibaly Albiol, ok? Cioè, è un difensore che deve essere affiancato a un altro che lo completa. E l'anno scorso era Kim. Poi c'era la fase difensiva, quest'anno malissimo. Poi di testa, si è fatto fare di testa quest'anno non so quante volte. È uno dei peggiori. No, noi non ce l'aspettavamo, sì. Diciamo. Però con Conte potrebbe recuperare, secondo me. Ricordo una cosa, Rachmani a Verona giocava nella difesa 3. Pure alla Dinamo Zagabria, se non sbaglio. Comunque, recuperava. Simeone può restare un altro anno. Ora, secondo me su Simeone pesa il fatto che tu l'anno prossimo non fai le coppe. Io non penso che verrà promosso a titolare dopo la cessione di Osimhen. Io penso che lui se ne vuole andare, sì, sì. Quindi lo mettiamo in bassa, però è un peccato. Sì. Perché Simeone come riserva è tanta roba, però penso che se ne vuole andare. Gonghe. Si è presentato bene. Però pure lui è... Lo mettiamo negli intoccabili o nei recuperabili? Sì, perché... Però diciamo che... Non è giusto, secondo me anche un senza voto, perché secondo me ha fatto poco. Se valutiamo da gennaio in poi, non è stato messo tante volte in campo. Deve... Però quando ha giocato ha fatto vedere qualcosa di interessante. Io lo metterei recuperabile. E si allaccia la cosa di prima, i due trequartisti dietro la punta, lui giocherebbe nei due dietro, a destra, ok? Mi immagino un Kvara Ngonghe, ok? Dietro la punta, però lo mettiamo recuperabile. Dice, possiamo dire che Ngonghe forse l'acquisto di quest'anno che ha fatto un po' meglio di tutto? Ok, quindi... Si è fatto conoscere un po' di più. Vabbè, Zerbin... Ritorna? Sì, ritorna. Ma io penso che l'anno prossimo possa anche restare come riserva. Proprio riserva dell'ultima ruota del carro. Poi bisogna vedere la situazione delle liste. Zerbin è importante per le liste. Zerbin è stato l'eroe della Supercoppa. Ricordiamocelo, perché quel palo che prese in testa lo ha fatto diventare Messi per 10 minuti e siamo andati in semifinale, in finale. Quindi... Ha dato il suo contributo a Napoli quest'anno. Possiamo dargli un 6 di incoraggiamento? Ha fatto per quello che ha fatto in Super. Vabbè, se tu valuti. Sei meno perché allora, non voglio dare nessuno. Zerbin è una riserva, quindi non ti puoi aspettare che gioca così tanto. Poi le poche volte che ha giocato ha fatto bene. Questo sì. Quindi dove lo vogliamo mettere? Secondo te farà parte del Napoli l'anno prossimo? Ma io potrebbe essere recuperabile, senz'altro. Recuperabile? Sì, sì. Ok, vabbè, Zielinski basta, sì. Ma perché è già stato deciso, ma io pure avrei detto basta, cioè per me era già da cedere quest'estate, sappiamo che è successo, quindi lo mettiamo in bassa. Quindi papà, questa è la situazione, diciamo che alla fine ce ne sono tanti irrecuperabili. Sei intoccabili, di cui uno è una riserva. E Osimhen che andrà via, quindi su quattro. Nei titolari sarebbero quattro, uno per reparto. Comunque alla fine questa tier list, diciamo che... Poi che tra i recuperabili c'è qualcuno che potrebbe avanzare ad essere intoccabili. In basta praticamente abbiamo messo Anguissa, dei big, Anguissa, Politano, Mario Rui e Simeone. Poi abbiamo Ostigard, una riserva, Gollini. Vabbè, Zielinski è già stato venduto. Possiamo anche metterlo in senza voto, non cambia niente. Però diciamo che la maggior parte della rosa, secondo noi, è recuperabile con Conte. Quasi la metà. E secondo me questa cosa rispecchia anche la volontà di De Laurentiis. Che lui secondo me ha fatto il pensiero: prendo Conte, io so di avere una squadra forte. Lo sappiamo nelle teste del capo. Lo so, però che gli frulla. Provo a indovinare. Lui avrà detto: io con questa squadra ho vinto lo scudetto, quindi la squadra di base è forte. Basta prendere un allenatore bravo e che rivitalizza mentalmente e questa squadra va in Champions. Secondo me questo ha pensato. Champions era duro. Non anticipiamo, è ancora presto per parlare. Sì, sì. Comunque, questa ragazzi è la nostra, diciamo, abbiamo fatto una tier list / pagellone del Napoli di quest'anno. Allora signori, questo è una clip extra del video perché
durante la registrazione ci sono stati dei problemi tecnici, tra parentesi, problemi tecnici ero io che mi ero dimenticato proprio di fare quella parte del video, quindi siamo qui, io sono qui, vedi la mia mano? Allora papà, ci siamo dimenticati di fare il voto agli allenatori, perché giustamente questi giocatori sono stati allenati, no? Garcia, partiamo con Rudy Garcia, che voto gli diamo? 4, e siamo andati anche cauti. Bene, se hai dato 4 a Garcia, a Mazzari darai? Ah, pure a lui 4, pensavo di meno. E invece a Calzona? 4 meno. Tutti 4, ma 4 meno, il meno perché? Ci aspettavamo di più. Voto alle competizioni di quest'anno, Serie A? 4. Dai, 3, cioè sei arrivato decimo. Sei arrivato decimo da campione d'Italia, 4 secondo me è troppo. Coppa Italia? 1. Ok, siamo condivido. Non solo sei uscito agli ottavi, sei uscito contro una squadra che poi è retrocessa e verso 4-0, quindi 1 mi sembra giusto. Supercoppa? 5. Supercoppa, però sei andato in finale, hai perso contro l'Inter. Io darei pure un 6. E vabbè, la Champions League, io direi che possiamo dare pure un 7 alla Champions. Hai passato il girone. Ah, 7, ah, hai passato il girone, hai fatto il tuo dovere. Hai preso il Barcellona. Vabbè, però sei uscito col Barcellona, diciamo, a testa alta, come piace dire. Quindi, il voto complessivo alla stagione del Napoli 2023-2024 è... 4, tenendo conto di tutto. Molto bene, va benissimo. Quindi detto questo, ragazzi, vi lasciamo al Darion e al papà del passato. Ciao. Facciamo una cosa, ora in descrizione e nel primo commento vi lascerò il link di questa tier list e fatela anche voi e diteci nei commenti chi sono secondo voi gli inceribili, i recuperabili e chi va sostituito. Ecco, quindi detto questo, ragazzi, bel like, mi raccomando, bel pollice in su per il video se vi è piaciuto, iscrivetevi che è totalmente gratis e poi attivate la campanella così rimarrete sempre aggiornati. Detto questo, noi ci vediamo probabilmente domani col pagellone della Serie A. Ovviamente se ci sarà notizia dell'ultima ora, magari un annuncio così di qualcuno, quel video verrà posticipato, però di base ci vediamo domani. Detto questo, forza Napoli sempre, ciao ragazzi, alla prossima.